Buongiorno, benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi, come avrete visto dal titolo, vi faccio vedere un haul di libri ed altri oggetti che ho preso tra mercatini dell'usato e altri negozi. Allora, partiamo subito col primo mercatino dell'usato. Io sono andata nei mercatini perché stavo cercando alcune cose per la casa e per i miei animali che volevo vedere appunto se riuscivo a trovarle usate. Ovviamente prima di uscire ho fatto tutta la ricerca dei vari prezzi delle cose che stavo cercando per cercare di risparmiare il più possibile. Nel primo mercatino in realtà sono andata perché Raffa ha visto un oggetto che ha sempre voluto, ma che ovviamente ha dei prezzi spesso e volentieri intoccabili. Ne ha trovato uno, poi vi spiego che cosa stiamo parlando, anche se nel titolo probabilmente l'avrete già letto. Ne ha trovato uno che nuovo costa sui 60 euro, mentre al mercatino l'abbiamo trovato molto meno. Siccome il suo regalo di anniversario, che è quello che vi ho fatto vedere, la box, gli è piaciuta, ma secondo me gli è piaciuta per il tipo di regalo, ma non lo userà particolarmente, quindi volevo rimediare un attimino, perciò mi ha detto che aveva visto questa cosa e allora sono andata a prendergliela. E di cosa sto parlando? Sto parlando di questo drone. Ok, di questo drone. Adesso io non so se riuscite a leggere la marca e quant'altro. Vabbè, noi come avrete visto dal cartellino l'abbiamo trovato a 15 euro. Lui vuole usarlo per vedere sopra la casa, la cascina che abbiamo preso, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, questo ho visto che l'ha visto, gli piace, si è fatto addirittura la fotografia sul telefono per andare a cercarlo, confrontarlo con quello nuovo, eccetera. Quindi ho detto, rimedio un attimino perché, ripeto, gli è piaciuto, ma secondo me non osa dirmi che avrebbe preferito altro. E quindi sono andata e gliel'ho preso e questo l'ho pagato 15 euro. Poi ho fatto un giro e mentre ero lì ho trovato due libri. Tra l'altro dovrò tornare o tornerà Raffa perché secondo me c'è stato un errore nel totale. Perché il drone è 15 euro, i libri, costano 2 euro e 5 euro. Ma ho pagato di più, quindi secondo me c'è stato un errore perché stavamo chiacchierando nel parlare, si vede che né io né loro si sono resi conto, abbiamo cicciarato come le peggio comari e quindi mi sa che nel chiacchierare non si è accorto, però sono due ragazzi eccezionali e le ragazze che ci sono lì anche, quindi torneremo là, glielo diremo, non ci saranno assolutamente problemi. Anzi, se siete della zona, al mercatino di San Vittore dell'usato ve lo straconsiglio perché sono veramente ottime come persone. E il libro che ho trovato è questo: Il bello del giardinaggio. Trucchi, idee e suggerimenti per avere balconi, terrazzi e spazi verdi sempre in fiore. E l'ho pagato 2 euro. E poi ho trovato un altro libro che quando l'ho visto ho detto devo prenderlo perché c'entra un po' con la mia formazione di insegnante di yoga, che è questo: Introduzione ai chakra, l'anatomia occulta e l'espansione della coscienza di Peter Randall. Ora non ho idea di come sia questo autore o questo libro, però è sempre una cosa in più da leggere legato appunto ai chakra. E questo è stato il primo bottino per quanto riguarda il mercatino dell'usato. Qui non ho trovato, c'era il tiragraffi, l'avrei preso se non fosse Cartoon, non usa i tiragraffi in verticale, ma in orizzontale, e come tiragraffi orizzontali non c'era niente. Non c'era neanche la lettiera chiusa che sto cercando sempre per Artù, perché Artù ultimamente sta tornando ad avere problemi con l'apparato urinatorio, non so se si dice così. Vabbè, insomma, ha problemi ancora con la pipì e quindi volevo magari prendendo una lettiera chiusa essa dentro più tranquillo, più sereno e quindi potrebbe magari aiutarlo e non l'ho trovata e quindi ho preso solo queste cose. Poi sono andata nel secondo mercatino dell'usato, questo a Legnano, e qui ho trovato due libri.
Poi in realtà ho trovato anche tiragrafi, ma erano sempre in verticale. Avevo trovato e ho detto eccola lì, la prendo, è usata, la igienizzo, la lavo e tutto quanto, la lettiera quella chiusa, ma purtroppo era rotta, quindi mannaggia, non ho potuto fare l'acquisto del momento. E altre cose che stavo cercando purtroppo non c'erano, i mercatini va un po' anche a fortuna, in questo momento non ho trovato quelle cose che stavo cercando e comunque avevo già fatto tutta una ricerca sui prezzi delle cose, quindi sapevo già nel caso in cui non avessi trovato i mercatini dove andare a prendere le cose che mi costavano meno. E a questi mercatini però ho trovato anche qui due libri, ho trovato questo che è Saghe e leggende celtiche, ok, con vabbè, questi disegni un po' così, e nella magia di cavalieri, regine, streghe, fate, folletti, e l'ho pagato meno perché era lì da settembre, quindi fate conto che di tutti e due i libri, perché ne ho presi due, ho pagato 5 euro in totale. E poi neanche a farlo apposta sembrava che, cioè, stessi facendo un acquisto solo dedicato a questa cosa. In realtà no, mi sono capitati in mano tutti e due. Ho trovato quest'altro libro, Il misterioso mondo dei Celti, e storie, miti e leggende di un magico popolo. E questo, anche questo qui era scontato, perché appunto. No, scusate, questo no, perché è arrivato il 4. Oggi è l'8, quindi questo no. Era scontato l'altro, però mi sa che mi ha fatto comunque uno sconto perché questo costava 3,33 euro. Questo 2,77 euro alla fine mi ha tolto i 77 di qua e i 33 di qua e mi ha fatto pagare 5 euro in totale. E questi sono i mercatini dell'usato. Poi, come vi ho detto, avevo già fatto delle ricerche, avevo visto che per quanto riguardava delle cose che stavo cercando per Rune Artù, trovavo oltre ad Amazon al Maxi Zoo, che neanche a farlo apposta è proprio attaccato a quest'altro mercatino dell'usato, i prodotti con un prezzo inferiore. E di cosa avevo bisogno? Ve l'ho già detto, il tiragrafi, ho guardato i prezzi della lettiera ma erano troppo alti, ho guardato i prezzi dei cuscinoni per Runa ma erano troppo alti e non sono il tipo di cuscinone che va bene per una pazza come lei. E ho guardato anche i prezzi della fontanella, sempre per il discorso della pipì di Artù. Una mia amica mi ha detto che ha avuto problemi anche lei con i suoi gatti con la struvite, mi ha detto che per aiutarli a bere il fatto dell'acqua in movimento aiuta. Lui è un gran beone, beve un sacco, però ho detto tutto quello che si può fare per cercare di aiutarlo il più possibile lo facciamo. La fontana aveva prezzi, cioè, intoccabili. Su Amazon l'ho trovata a 18 euro, lì 60 euro di fontanella, quindi ho detto assolutamente no. Però per altre due cose avevo visto che Maxi Zoo conveniva. E cosa ho preso? Ho preso questo che è il tiragraffi, ok? Vedete che si sviluppa in orizzontale, cioè io glielo metto così ad Artù e Artù si fa le unghie di solito qui. E poi io glielo giro quando di qui è troppo consumato e se ne fa nell'altro lato. E praticamente tutta questa parte in mezzo non se la guarda neanche un po'. E questo l'ho pagato, adesso ve lo dico, aspettate, perché ho tenuto gli scontrini. 7,99 euro, ok? E anche questo cercato in internet l'ho trovato a meno, anche a 3 euro, ma poi c'erano le spese di spedizione, quindi comunque alla fine venivo a pagarlo di più del Maxi Zoo. E poi l'altra cosa, ho preso questo shampoo per Runa. Un consiglio che vi do: se riuscite a trovarlo, prendete sempre shampoo senza profumazione. Poi ovviamente se riuscite a trovarli, se non riuscite a trovare quelli così senza profumazione come è capitato a me oggi, cercate di prendere quelli con la profumazione proprio più leggera in assoluto, perché i nostri animali odiano, mal sopportano avere addosso un profumo che non è il loro. E questo è stato Maxi Zoo. Da Maxi Zoo ho speso 13,87 euro perché poi ho lasciato €1,89 con un prodotto che va al canile.
quindi in tutto ho speso 13,87 euro. Lì poi ho passato non la loro tessera, ma la tessera del Carrefour, perché fa parte della cosa payback di questo qui. Quindi ho fatto questo acquisto, loro mi hanno dato tutti questi coupon. Ok. Tutti questi coupon, ognuno con un valore diverso da poter usare in maniera diversa. Perciò, se dovete fare qualche acquisto, avete un Maxizoo vicino, quello che dovete prendere lì, vi può convenire, vi conviene, probabilmente daranno anche a voi questi coupon. Poi vado un po' più veloce, se no non ce la caviamo più. Sono andata in un negozio sempre nei dintorni del mercatino dell'usato e del Maxizoo che è appena aperto, e lì ho preso allora questi due mazzetti di fiorellini finti. Uno è, non so se si vede, uno è alla lavanda e uno sono margheritone, perché nel mettere a posto la bicicletta, andrò a mettere questi fiori sul come si chiama? Oh mamma, mi sfugge. Sul cestino davanti, però li ho pagati veramente poco. 1 euro, 1,90 euro. Vabbè, insomma, queste, ecco, queste sono le cose non indispensabili, però ho detto, visto che volevo fare questa cosina un po' carina, li ho presi. Invece poi cose che mi servivano, ho trovato questo tappetino bello grande, è un 50x80 centimetri con sui cani. Questo sarà il tappetino di ricambio per Luna quando le metto da lavare quello che ha in questo momento, poi le darò questo qui. Ho scelto questo tappetino perché tra le varie opzioni che c'erano mi sembrava quello migliore. Intanto sotto al grip, quindi non scivola via. Lei se lo prende, se lo porta in giro, eccetera. In più è fatto in Italia e come anche consistenza e tutto quanto mi sembrava quello migliore. E quindi le ho preso questo invece dei tappetini che c'erano nella sezione delle cose per animali. Poi, altra cosa che mi serviva, vabbè, non sto a farvi vedere gli assorbenti perché non penso che vi interessi. E l'altra cosa che mi serviva per il tavolo fuori, perché l'altro giorno ho sistemato e pulito il terrazzone fuori, visto che allegramente passeremo qui un'altra estate, ho lavato il tavolo e le sedie fuori e ho preso questa, che è una tovaglia 120x220. Con su sempre la lavanda, non si capisce che mi piace la lavanda, né? È di quelle plastificate, perché ne ho presa una plastificata e non ne ho messo fuori una normale, perché l'anno scorso ho fatto questa stupidata e anche se avevamo il gazebo montato, comunque quando pioveva, c'erano i temporali estivi, si bagnava e mi si è rovinata la tovaglia. Perciò ho detto no, quest'anno non faccio la stessa stupidata, maggior ragione perché pensavamo di essere già di là, abbiamo tolto il gazebo, quindi non ho il tavolo coperto, ogni volta che lo usiamo lo dobbiamo rimettere sotto ai balconi dei piani di sopra, ma a prescindere l'acqua passa. Allora ho detto prendo una tovaglia plastificata che gli si dà una pulita acqua sapone ogni volta e siamo a posto. E questo era quello che ho preso in quest'altro posto e ho speso sui 17 euro. Poi sono andata da Lidl e da Lidl in realtà ho preso delle cose che i lamponi, l'avocado e lo yogurt che mi servono per fare la torta per la festa della mamma che mangeremo stasera. Poi ho fatto la spesa per le famiglie quelle bisognose, quindi ho preso pasta, pane, così e gliel'ho regalata, gliel'ho messa lì. E un'altra cosa invece interessante che ho preso, che non è appunto lo yogurt, che non sto neanche a farvelo vedere, uno yogurt di soia normalissimo, ho preso questa confezione. Allora, qui davanti a me, come chi mi segue su Instagram saprà, ho un bel alberone gigante e io ho sempre preso queste palline qui, le palline per le cince allegre, per capirci, no? E devo dire che si è riempito di uccellini, cioè loro vengono proprio qui, cioè come se stessero aspettando e vengono a controllare quando io vado a rimettere su le palline. Non c'erano solo le palline, ma c'erano questo mix che è appunto palline per le cince allegre.
due anelli di cincia allegra, due scatole di noci, un cero di cincia allegra. Quindi poi andrò a penderle fuori e saranno contenti anche gli uccellini. Per il resto, quindi, ho capito che alla fine della fiera la fontanella, se dovrò prenderla, dovrò prenderla da Amazon. Poi mi serviva l'antiruggine per la bicicletta e un pedale perché Runa me l'ha mangiato. Però penso che rimarrò così come sono e come antiruggine vedrò giù da basso mi viene armeria, no? Nell'officina se c'è qualcosa di adatto da poter utilizzare. Perché appunto adesso che ho finito di farvi vedere questi acquisti, mentre le noci di acajou sono a mollo, io vado a pulire le biciclette. E poi appunto mi metto a fare il dolce per questa sera. Poi stasera porterò il mio papà a fare il vaccino, vi farò sapere com'è andata. E basta, nient'altro. Devo dire che sono parzialmente soddisfatta, nel senso che speravo di spendere ancora meno rispetto a quello che ho speso. Mi sono tolta qualche sfizio, cioè nel senso ho speso 5 euro di libri, 6 euro di libri. Però tutto il resto era necessario e confrontato con i prezzi che avevo trovato ho sicuramente risparmiato. Niente, io vi saluto come sempre, se volete potete continuare a seguirmi, seguitemi anche se vi va su Instagram, io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima!